Palazzo Bracci Pagani nel centro storico di Fano oggi verrà inaugurata una mostra dedicata al grande artista marchigiano Nanni Valentini. L'esposizione di sculture e di dipinti si intitola Opera prima, opera ultima. Oggi un altro importante evento, dopo Vangi questi spazi ospitano un altro artista. Sì, questi spazi oggi ospitano l'artista Giambattista Valentini, detto Nanni. Quindi la nostra terra oggi celebra un artista del nostro territorio dopo le mostre importanti che la Fondazione negli anni precedenti ha organizzato, iniziando dal 2016 con Vangi, poi seguite dalla mostra su Bruni, Mannucci e Trubiani l'anno precedente. Mi preme sottolineare che questa mostra è anche il frutto dell'impegno del mio predecessore, dell'ingegner Tombari, che aveva già iniziato ad impostare questo evento, e oggi inauguriamo la mostra. Quando sarà possibile venire ad ammirarla? La mostra sarà aperta tutte le sere, tranne il lunedì, dalle ore 21 alle ore 24 fino al 21 luglio. Professore, come definirebbe questo grande artista? Veramente grande artista e artista grande, nel senso che quest'uomo, purtroppo scomparso così in tempi molto lontani, ma molto vicini alla sua nascita, una condizione di scoperta, di invenzione, di critica di tutto quello che manca per essere considerato quello che era considerato. Purtroppo anche nel caso suo ci fu la tradizione che non riguarda, che non ha convento alcuno nei momenti tragici, e purtroppo, come dicevo, scomparve troppo presto, cinquantenne. A Fano, per esempio, ha lasciato un segno indimenticabile in un giornale di Parita, che poi sarebbe stato il centro del Caffè Centrale. Come e quanto arrivare a risultati più interessanti in varie maniere. Perché questa, in tutta la provincia, aveva considerato un qualcosa di molto singolare, cioè l'arte applicata, nel senso che in quasi tutti Fissi, Florido, avevano un'opera di un giardino al suo servizio. Purtroppo questa è una riunione che è stata abbandonata e non è stata più ripresa. E quindi è il momento però per dare un concetto che deve essere ripresa.
non solo perché lo prevede una legge dello Stato, ma perché è un problema grosso, grosso, rilevantissimo, che è quello che può rideterminare un dinamismo, uno scatenamento di energia vitale e creativa come poche altre volte è capitato, e anche in questo caso cominciò bene e poi finì in nulla. E da qui, ripeto, lanciamo un appello, me ne faccio interprete, che possa essere una dimensione creativa di cui veramente abbiamo bisogno. Tombari, ovviamente gli eventi si pianificano con largo anticipo e questa personale, lo stesso, era già stata progettata quando ancora lei era presidente. Sì, è così, è così. Sì, effettivamente tutti gli eventi culturali dell'estate, primavera, estate, autunno, dell'anno, insomma, sia a Palazzo Bracci Pagani che a San Domenico e in altri luoghi, organizzati dalla Fondazione, si organizzano ovviamente i primi mesi dell'anno. E quindi è toccato a me organizzare questa cosa, che poi si è sviluppata si inaugura questa sera. È un evento molto importante per noi, perché da parecchio tempo volevamo fare una mostra con Nanni Valentini. Non siamo mai riusciti, quest'anno finalmente ce l'abbiamo fatta. Devo dire che questo Palazzo Bracci Pagani, che è stato inaugurato, lo ricordo, il 26 maggio del 2016, ha visto delle mostre molto importanti, a partire da Vangi e poi Bruni e poi tutti gli altri, Trubbiani, Mannucci, e era importante avere anche Nanni Valentini. Nanni Valentini è un artista del nostro territorio, è nato a Sant'Angelo in Vado nel 1932, ha studiato a Pesaro, poi ovviamente ha fatto i primi studi a Pesaro, poi ha studiato a Faenza, a Milano. È molto importante nel settore dell'arte moderna, dell'arte contemporanea, e quindi ci mancava proprio, e siamo riusciti ad averlo con la collaborazione della famiglia di Valentini, del genero, del suo direttore artistico, e abbiamo organizzato una bella mostra che inauguriamo questa sera. Vi ringrazio per la vostra attenzione nei miei riguardi, ma io ormai sono un estraneo alla Fondazione, quindi ho lasciato la Fondazione. Sarà sempre una figura importante. Non importa, non importa, non conta nulla. Lei insegna nella stessa scuola dove ha insegnato questo grande artista, ecco, quindi ci può raccontare anche quello che insegnate nella sua scuola, vista questa figura importante? La nostra scuola è stata una scuola molto importante nell'ambito dell'istruzione artistica italiana, perché proprio nasceva come scuola sperimentale, con insegnanti radunati appositamente per costruire delle didattiche innovative, e quindi era un istituto d'arte e avrebbe dovuto diventare un'ISIA. Oggi lei nel suo intervento ha detto che le opere non vanno spiegate ma vanno guardate e capite. Ci può dare la sua impressione sulle opere di questo artista? Sono opere, diciamo, molto intense, perché c'è un grandissimo lavoro sulla materia, la conoscenza tecnica straordinaria della materia, per cui Nanni Valentini riesce a ottenere delle forme molto complesse per vibrazione, per qualità proprio delle superfici, riesce a conservare i piccoli segni della elaborazione. In qualche caso si vede anche in quel video che mi sembra sia montato sopra, certe forme semplici vengono aperte, tagliate, e lavorando col grès queste sono operazioni anche molto complesse, quindi c'è una padronanza tecnica assoluta, che però è guidata poi da questa conoscenza di cultura filosofica, di cultura contemporanea, assolutamente contemporanea, di cultura anche poetica,
di discussioni con filosofi, con specialisti della geometria. La nostra scuola aveva un carattere particolare, per cui aveva raccolto qualche specialista della geometria, in particolare due marchigiani, e lui ragiona sulla geometria. Però se voi leggete i suoi testi ci trovate le citazioni poetiche, quando lui nel testo che è citato nel Catalogo stesso, ad esempio cita Isaia e Geremia, ma non li cita in modo esteriore, li cita come una conoscenza profonda, per cui per lui significano qualcosa. E quindi quando lui ad esempio crea le porte, crea le case, quelle opere stanno in relazione alla filosofia di Heidegger, al luogo dell'uomo sulla terra, e la porta indica la soglia attraverso la quale può entrare l'angelo, e l'angelo, quell'angelo necessario che cita, che poi è, se, si trova all'incipit dell'angelo necessario di Cacciari, del libro di Cacciari. Insomma, come diceva lei, è una grande conoscenza. Sì. E chi lo guarda la trova questa conoscenza. Certo, naturalmente non si può essere ingenui nel guardarlo oppure superficiali, bisogna farsene, come dire, investire da queste opere. Valentini ha ricevuto tantissimi premi e riconoscimenti già fin da giovane, purtroppo è morto all'età di 53 anni, ma le sue opere hanno un grandissimo valore. Sì, le sue opere hanno un grande valore, sono difficili, perché anche difficile era Nanni Valentini. Io l'ho detto in altre circostanze, però non temo di ripetermi, Nanni Valentini era persona, era artista che... molto morale e badava esclusivamente al suo lavoro, una sorta di investimento unico per quella dimensione che lui si era scelta e che era diventata la sua vita, quello di essere, di fare. E infatti era solito dire ai suoi studenti: non mi dire cosa fai, ma mi dire dimmi come fai. Ecco, era diventata quasi uno slogan. E questo lo inseguiva, era un inseguimento continuo. Quante sono le opere dell'archivio e quante ne possiamo invece rivenire qua a Palazzo Bracci Pagani? Le opere dell'archivio, ho cominciato l'archivio da quando Nanni Valentini se n'è andato, però non ho potuto seguirlo immediatamente per diverse ragioni mie personali. È solo da una decina d'anni a questa parte che ho raccolto e catalogato i lavori che appartengono all'archivio e lavori che sono stati alienati e quindi di proprietà di privati e collezioni pubbliche. E posso dire che tra carte e sculture ci sono circa 2700-2800 opere. Ci sono anche dei lavori esistenti di cui non ne conosco la collocazione, perché Nanni Valentini nella sua attività, diciamo, professionale non ha mai avuto una grande attenzione, era solito regalare tanti lavori, era solito lasciarli presso le gallerie. So per esempio che in Germania c'è un corpo di sculture, circa una ventina, che sono lì e mai ritornate. E diventa anche difficile inseguirle. Ne conosco alcune e non ne conosco assolutamente altre. Alcune di quelle che oggi sono esposte qua sono anche di privati che vi hanno dato la disponibilità? Sì, ci sono dei lavori in questa esposizione che appartengono a collezioni private. Io li ho chiesti e ho ottenuto la buona disponibilità al prestito, perché si tratta di lavori importanti. Per esempio c'è un totem graffito, una piastra graffita che si chiama Totem del 1957 ed è uno dei tre esemplari esistenti. Uno lo possediamo noi, quest'altro presente in mostra, e un terzo di cui non ne conosco la collocazione, ma ne conosco solamente per la riproduzione fotografica in un bianco e nero degli anni 60.
Poi c'è un'altra casa molto bella che appartiene a un collezionista fanese, è una casa marchigiana, così come ho espresso nella precedente comunicazione, ed è una scultura che vuole restituire proprio l'immagine, la dimensione poetica delle case di terra delle Marche. Una forza creativa nella scultura, nella pittura, nella manipolazione, insomma, materica. Tante opere che possono rimanere esposte qua a Palazzo Bracci Pagani, un palazzo che continua ad ospitare questi grandi artisti. Sì, intanto questo palazzo si presta, voglio dire, non è enormemente grande, vasto, e per una mostra come questa di Nanni Valentini, che deve conciliare in qualche modo l'individuazione della materia, perché Nanni Valentini lavorava la materia, e come dire, come espressione di terra madre, lo vediamo qui proprio alle mie spalle, è un esempio, ma poi ce l'avete ovviamente sparso per tutta la mostra, io direi che è stata una bella occasione quella della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano nel puntare dopo Vangi, dopo Bruno Bruni, dopo Mattia, dopo Mannucci, Trubiani, puntare anche su Nanni Valentini, artista pesarese, ma è stato ridetto questa sera, un artista che si muove tra Pesaro e Milano, la Milano degli anni 50, la Milano di lui, Lucio Fontana, artista argentino che in qualche modo lo prende sotto la sua ala protettrice e lo presenta a, come dire, al milieu culturale milanese. Ma Nanni rimane sempre un artista acuto, acuto nel senso che elabora in continuazione la lavorazione della materia, non al tornio come farebbero la maggior parte dei ceramisti, no? Quei piatti che vengono su quando uno usa le mani, ma proprio invece con le mani la materia, pensate, cotta a 1400 gradi. Quindi quando si parla di gres, che a noi viene in mente la mattonella, quella che, sì, beh, perché è una ceramica durissima, lui ha queste terrecotte portate ad una temperatura altissima e elaborata, sembra quasi bruciata se voi vedete queste terrecotte che noi abbiamo qui in mostra, portate dall'archivio Valentini. Voi sapete che la moglie, la figlia e il genero conservano gelosamente ad Arcore, dove lui aveva la sua fucina, la sua officina, conservano le opere, quelle non alienate ovviamente nel tempo.